Ciao a tutti raga, sono Tecno e sono ritornato su Dungeon Boss per continuare la campagna. In questo video andrò a fare la prima missione del capitolo 14, ma prima di iniziare voglio salutare un mio iscritto che me l'ha chiesto, si chiama Tommaso, e quindi ciao Tommaso. E andiamo subito nella campagna. Prima missione. Ah, beh, questo è il capitolo 13. Ok, accampamento allagato. Abbiamo tre elementi acqua, e quindi contro gli elementi acqua ovviamente vanno bene gli elementi natura. Quindi metteremo subito Tisume. Mettiamo anche Capo Noob Noob. Ovviamente Salice. E non posso mettere altro, quindi mettiamo come sempre Tired Fiddlestrom. Mettiamoci una delle pozioni di energia perché non ho altre pozioni. E startiamo subito, vediamo un po'. Perché non ancora devo provarla, raga, quindi non so niente di questa missione. Stiamo a vedere. Sicuramente sarà più facile della fornace. Da quanto tempo che non facevo questo livello? Dall'inizio, no? C'erano questi livelli così. Ah, avete visto? Sono veramente fortissimi, gli elementi natura contro quelli altri. Eppure sono a livello 34, non sono scarsi. Dai. E questi però fanno malino. Quindi attiviamo subito una, come si chiama? Colpo di precisione. Benissimo. Sono balazzati, ti pare. Quindi userà Tired Fiddlestrom con un detonatore termico. E diciamo le ammazza, dai. Non li ammazza, però veramente stanno in fin di vita, quindi moriranno ora. Così, vedete? Ultimo livello e poi il boss. Mi sa che tra un po' inizierò a curare tutti, perché sti samurai fanno veramente male se attivano la super abilità. Boom! Sì, ma curiamo, dai. Vai capo, vai capo. Benissimo. Un bel colpo di colpo evasivo che ti manda all'altro mondo. E vai, muori, vattene a casa, mo tocca al boss. Ma è fin troppo facile questa missione. Veramente. Fiora alta sacerdotessa. Questa ovviamente ha l'abilità che si cura e curerà anche gli altri. Quindi uccidiamo subito lei. Stata Sdung. Ah, sei scarsissima. Dobbiamo vedere sempre questi che fanno, eh. Dai, uccidiamola. È tosta. Non ci fanno un bel niente, eh. Attiviamo le pozioni di energia a tutti, dai. Le voglio sprecare, non me ne frega. Quindi facciamo un bel tintozzo che gli diamo, diciamo, maggiore attacco a tutti gli elementi natura. Quindi normalmente per gli alleati come Tired Fiddlestrom sono del 42%, se ricordo. E se invece, diciamo, per gli elementi natura è il doppio. Andiamo con un bel colpo evasivo. E infatti sono diventati più forti. E con un bel colpo flagello dell'anima. Sono morti, dai, sono morti. Muori. Muori. E muori. Benissimo, raga. Anche la prima missione è stata superata. Vediamo cosa ci dà. Oh, Re Yorick. Ma non me ne faccio niente perché non lo posso sbloccare. Vediamo la seconda, com'è. Foresta Sacra.
Che pareva, qui abbiamo gli elementi natura, quindi vanno bene gli elementi fuoco. La voglio fare, dai, startiamola subito. Farò doppia missione in questo video, dai. Allora mi porto Pignolo, Lady, che è un elemento fuoco, che potrei portarmi anche Echo, visto che c'è un elemento, c'è un nemico tenebra, ma non lo so, è scarso ora, quindi sempre Tisume. E Salice, dai. Proviamoci, dovrei farcela, specialmente con Pignolo, che è abbastanza forte. Speriamo. Scommetto, vabbè, che gli faccio poco con... No, che poco, molto. Benissimo, grande così. Te pareva. Guarda, abbiamo ustionato proprio. Secondo livello. Qua già si fa più difficile. Ma noi attiviamo subito una tempesta di meteoriti, dai. Mamma mia, raga, li abbiamo distrutti quasi tutti. Sono rimasti. Quelli muoiono, mo. Il tempo di un attacco così. E che mi fate adesso? Mi fanno questo, infatti. Cacchio. Ti sono curati. Ma vattene a casa, vai. Qua sembra di tornare al capitolo 1. È facili, sono facilissime queste missioni. Vai. Non si è stonato, ma morirà con questo. Che c'è? Siete morti? Vai, andiamo al boss. Oh, prendiamo i gettoni d'oro. No, l'energia. È inutile che ridi, mo ti vengo a uccidere anche a te. Tai Mei Senpai. Chi sono i tuoi amici? Beh, i lupi. Tiriamo subito un colpo evasivo. Vai Pignolo, vai. Lady con un vieni qui. Sono scarsissimi, raga. Vai. Ho schivato. Oh, basta, basta. Ma attiviamo subito una bella tempesta di meteoriti e vattene a casa, vai. No, vabbè. Vai, ti sono, vai. Tanto sei morto, non ci fai paura. E vai. Yeah, anche la seconda missione vinta, raga. Benissimo. Altre gemme. 113, ma aspetto che arrivo a 125 come sempre. E mi compro la cassa d'oro. Beh, la terza missione la farò nel prossimo episodio, ma voglio vedere subito contro chi dobbiamo combattere. E quindi contro due elementi, fuoco e uno tenebra. Vabbè, ma penso che anche qui sarà facile, raga. Mentre riguardo ai sotterranei, sono veramente, mi stanno veramente devastando, raga, ma penso anche a voi, perché è impossibile. Guardate qui il registro delle battaglie, dove sta scritto più 6 sono i miei attacchi, ma sono più gli attacchi persi, che mi, diciamo, quando mi attaccano, che quelli vinti. Meno, ma penso anche a voi, per forza, raga, fatemelo sapere.
E fatemi sapere anche nel prossimo episodio se volete vedere una missione o un PvP. Va bene? Ciao a tutti.